Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Sono Vittoria Gervasi e mi trovate su Instagram con lo stesso nickname. Il video di oggi, come avete visto dal titolo, è un video in cui vi mostro un po' quali sono le mie new entry nell'armadio di primavera. Quindi finalmente pare che la primavera sia arrivata effettivamente. Oggi può tornare una giornata bellissima, anche se c'è un vento che porta via, e quindi viene subito voglia di mettere via le cose pesanti, i maglioni, di tirar fuori abiti, insomma, cose estive, fiorate e via. Per cui vi mostro un po' quali sono state appunto gli ultimi arrivi. La prima è una collaborazione, quindi vi mostro un brand con cui ho già collaborato una volta e che ha secondo me degli accessori soprattutto stupendi, uno lo indosso proprio in questo video, e poi dopo invece vi faccio vedere un po' di acquistini che ho fatto. Allora, partiamo subito dal sito Yewang. Loro sono un sito asiatico che vende, diciamo, a prezzi veramente di costo, accessori molto molto carini. Un esempio ne sono proprio questi orecchini che indosso oggi, che hanno questa placchetta tonda col cuoricino inciso e poi tutti questi filamenti dorati. Devo dire che questi orecchini, tra tutti quelli che ho ricevuto, sono forse i miei preferiti. Li ho già indossati un sacco di volte, sia con look molto sportivi come quello di oggi, sia con look un pochino più eleganti. Oltre a questi orecchini mi hanno mandato altri appunto accessori. Il sito appunto è questo qua, Yewang. Ho scelto tutto io, quindi sono appunto mie scelte. Questi sono degli orecchini stupendi secondo me, anche loro, perché hanno appunto il cerchietto dorato e poi delle perle di fiume. Altri orecchini che ho scelto molto molto carini sono questi qua, delle specie di J dorate con tutti i cristalli colorati, su colori appunto c'è il rosa, c'è il bianco, c'è il beige, c'è il lilla, molto molto carini. Calcolate che praticamente tutti gli accessori che vi mostro sul sito sono presenti in diverse varianti, quindi magari li trovate oro, argento o in altri colori. Questi orecchini li possiedo già, perché appunto questa è la seconda volta che collaboro con loro, con lo smalto davanti fucsia, e stavolta ho voluto prendere lo smalto di questo color cappuccino molto carino, e questo tipo di orecchino lo trovo veramente super versatile. Altro orecchino che adoro, letteralmente adoro, sono loro, questi cuoricini con tutta questa cascata di brillantini che sono meravigliosi. Anche questi non vedo davvero l'ora di indossarli, sia con un look più sportivo ma anche con un look più elegante. Poi ho voluto prendere qualche braccialetto perché in primavera, comunque primavera-estate, mi viene molta più voglia di indossare i braccialetti, avendo comunque magari le braccia scoperte, e ho preso questa combo, secondo me molto molto carina. Altri due bracciali che ho preso sono loro, dei bracciali rigidi, con appunto i cuoricini sull'arancio e sul marrone. Poi altro braccialettino molto carino che ricorda un po' i bracciali che ha fatto Dior, sono questi qua in fettuccina colorata, anche questi ci sono di tantissimi colori e che sono, insomma, belli anche da portare così con altri tipi di bracciali. Altra collanina che mi stavo dimenticando, perché la indosso praticamente tutti i giorni, ormai da quando l'ho ricevuta la indosso sempre, è questa qua con una stella appunto gialla, però in realtà sembra quasi dorata perché è smaltata gialla, ma... E questa qua veramente la sto indossando da 2 settimane senza mai toglierla e regge benissimo. Altra collanina molto carina è questa qua con la scritta Love, questa non l'ho ancora utilizzata. E poi ho preso qualche pinza perché adesso che comunque ho i capelli che insomma stanno crescendo, mi è comodo d'estate legarli perché io non sopporto appunto avere i capelli sciolti col caldo, e quindi ho preso due pinze un pochino più grandi. Questa qua è molto grande, dorata, molto carina, secondo me è fatta molto molto carina. E poi ho voluto prendere questa qua di grandezza media con tutti i glitter sul marrone, e questa qua che è molto bella secondo me, questo fantasia un po' così tartarugata, ed è più piccolina. Poi ultime tre cose che vi mostro aspettate, tolgo solo i bracciali perché sennò mi dà fastidio il rumore. Ho preso una borsa. Trovate delle borse davvero carine, guardate questa shopper che bella che è, cioè io questa me la immagino al mare, o anche per uscire così, adesso potete magari fare
un viaggio in giornata o anche come borsa del passeggino un po' più chic, perché comunque una volta che la appendete qui dentro al passeggino è veramente molto molto capiente. E di questa mi ricordo che esistono due dimensioni, più piccola e più grande, questa io l'ho presa più grande, rimane aperta sopra ma è super capiente. Io l'ho proprio immaginata da come mia bo nuova borsa per la spiaggia, quindi da utilizzare al mare ad Alassio. Cioè, guardate che carina, è super capiente, è molto comoda perché appunto rimanendo così aperta e comunque rigida, quindi è comoda anche per infilare cose un po' più voluminose, però è chic, cioè questa con magari un bel vestitino bianco, cioè è super carina, la trovo veramente deliziosa. E infine ho voluto prendere due capi di abbigliamento che vi faccio poi vedere indossati. Uno è questo vestitino che avrete già visto anche su Instagram, ho fatto un fit check appunto in cui lo indosso, è un vestitino bellissimo, cioè la fantasia mi ha colpito un sacco perché mi ricordava proprio la primavera e di questo ho preso una taglia S e questo vestitino che secondo me può essere usato sia in adesso, insomma questa fase un po' di passaggio, sia magari nella fase che ci sarà tra l'estate e l'autunno, perché può essere benissimo indossato con sotto un collant, un leggings in pelle, oppure adesso insomma con la stagione bella essere indossato senza nulla, ma comunque ve lo faccio vedere addosso. Adoro. E poi ho preso anche un completo che adesso vanno tantissimo con blazer e pantalone palazzo, anche di questo ho preso di tutto una S. Questo devo dire non mi convince tantissimo addosso, però lascio a voi insomma, la sentenza, ecco. Però devo dire che è veramente fatto bene. Guardate anche i dettagli dei bottoni ricoperti di tessuto, la tonalità di fucsia è veramente molto molto carina e vi faccio vedere appunto il capo indossato. Un po' da stirare, ma è stupendo. Quindi se l'azienda mi dà un codice sconto ve lo metto qua sotto, però andate a vedere perché è veramente molto semplice, basta registrarsi sul sito e potete fare gli acquisti, ma trovate questi accessori veramente tipo a 1-2 euro, cioè delle cifre veramente ridicole e sono veramente fatti bene. Poi a fine febbraio mi ero ricordata improvvisamente di avere un buono da 100 euro da spendere da Intrend di Fusione Tessile, ossia l'outlet di Max & Co, Max Mara, perché praticamente se fate la tessera, man mano che fate gli acquisti durante l'anno, vi accumulano dei punti che poi vi danno la possibilità di avere dei buoni sconto, non legati a spese, quindi io avevo appunto raggiunto un buono di 100 euro, ma non era richiesto appunto, potevo comprare una cosa da 101 euro e pagare 1 euro e appunto vedermi scontati questi 100 euro. Quindi, tipo, verso il 20 di febbraio mi sono ricordata che questo buono scadeva a fine mese e quindi niente, mi sono affiondata appunto di Fusione Tessile dove iniziava ad esserci la roba già nuova della nuova stagione e ho preso due capi. Alla fine ho dovuto dare 10 euro di differenza perché mi sembra che il pantalone e la maglietta che ho preso, appunto, in totale di averli pagati sui 110, tolti 100 euro di buono, ho pagato 10 euro. Allora, ho preso un paio di pantaloni palazzo, proprio perché in questo momento è la mia fissa più grande. Purtroppo non vi so dire appunto il prezzo esatto perché la diffusione tessile tolgono il cartellino. Io però ho preso una taglia 38, che credo sia una 42 o una 40, o è una 38 normale. Boh, non so dirvi. C'è scritta Francia 34, Italia 38. Boh. Questi sono 100% poliestere. Ho provato diversi pantaloni palazzo perché ne volevo un paio blu e alla fine ho preso questi qua bellissimi, che anche di questi ho fatto un reel, quindi li trovate su Instagram. E sono veramente molto molto carini perché scivolano molto bene, hanno la pieghina davanti e hanno la caratteristica di avere qua sul fondo uno spacchetto che sembra in realtà molto ampio, ma una volta indossati non dà ecco così nell'occhio. Tra l'altro li devo assolutamente fare accorciare perché infatti questi pantaloni volevo indossarli per il Cosmoprof, ma poi messi con le scarpe da ginnastica, cioè tipo mi avanzava tanto così di questi pantaloni, per cui infatti adesso li metto da parte e appena riesco li porto dalla sarta, ma secondo me sono da togliere almeno una decina di centimetri perché sono veramente veramente lunghi e quindi poi vedrò se far alzare
passare anche lo spacchetto o se lasciarlo, insomma, così, magari un po' meno presente. Però sono veramente bene, cadono proprio, proprio bene. Adesso appunto li vedete comunque indossati nel reel perché appunto li avevo indosso. E dato che appunto questi avevo quel buono da 100 euro, dovevo almeno raggiungere quella cifra, e questi pantaloni mi sembra che fossero sugli 70-80 euro, ho voluto prendere anche una t-shirt e ho preso questa t-shirt qua, che appunto è un bianco sporco, un bianco panna, con questo disegno in velluto blu, che si abbina perfettamente al pantalone palazzo blu, ma che si abbina perfettamente anche a un jeans, a qualsiasi pantalone in realtà. E questo appunto credo che sia di Weekend Max Mara, perché appunto aspettate, sì, forse non hanno tolto l'etichetta che lo dice, però vedo che qua dietro c'è questo simbolo della farfalla con WM, quindi secondo me è Weekend Max Mara ed è appunto fatta così. Io di questo ho preso una taglia S ed è molto carina questa t-shirt. Infine, ultimissimo acquisto che vi faccio vedere ed è super recente perché l'ho acquistato questa mattina al mercato. Qua vicino a casa mia c'è un mercato, il mercato della Crocetta, che è molto bello e adesso era veramente da tanto che non ci andavo, ma ho colto la palla al balzo. Appunto stamattina mia mamma e mia sorella ci andavano, quindi le ho raggiunte. E c'era questo banco che aveva che tra l'altro non ho mai visto, ma mi ha detto che ci tutti i sabati, che aveva dei vestiti lunghi meravigliosi, cioè una roba stupenda, e quando ho visto questo me ne sono completamente innamorato. Allora è un vestito appunto lungo, 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 cioè proprio appunto io sono 1,70 e mi arriva che forse tocca anche per terra, quindi vedrò se è il caso di farlo accorciare leggermente o se lo lascio così, ma mi ha colpito tantissimo la fantasia. È molto molto leggero, credo che sia in 100% cotone. La marca è Rossana Diva, Made in Italy. Adesso vi dico il tessuto perché immagino ci sarà un'etichetta, o forse no. Ah, tra l'altro scopro adesso che ha anche le tasche, cosa che mi piace un sacco, come nei vestiti. Non trovo l'etichetta, forse non c'è un'etichetta. Comunque, a toccarlo così a me sembra proprio cotone, cioè olino cotone, ma no, mi sembra più cotone. Ha la manichina così tre quarti, ma la fantasia è bellissima. Mi ha colpito molto questo sfondo arancio con questi fiori molto delicati sul bianco e fucsia. Bello, bello, bello questo appunto, ovviamente me lo immagino al mare con un sandaletto, una borsa in paglia e via, gli occhiali da sole si va al mare. Anche se in realtà abbiamo un matrimonio vicino a Salerno a metà giugno e quindi può anche darsi che magari me lo porti, cioè anche da girare per insomma fare dei giri, appunto se fa tanto caldo, secondo me ci può stare anche per girare perché comunque è un vestito che rimane molto fresco. Quindi questo è stato il mio acquisto di oggi. Tra l'altro non l'ho ancora indossato, quindi adesso magari lo provo così ve lo faccio vedere indosso. Mi mostro l'ultimissima cosa perché è proprio un pacchetto che mi è arrivato ieri da una ragazza che appunto mi segue su Instagram, che mi ha mandato questo pacchettino. Il suo brand si chiama Kali Jewels, ma vi scrivo poi il link, insomma, di come la trovate su Instagram qua sotto. E appunto mi ha mandato anzi, tre. Allora, all'interno c'è di nuovo la scatolina allogata Kali Jewels e mi ha mandato questo trio, che sono appunto due orecchini sul dorato. Aspettate che ve lo faccio vedere bene. Questo con tutti i cristalli, super carino. E invece quest'altro è un anellino, un po' spesso, molto carino. Secondo me sia da indossare insieme dalla stessa parte se avete due buchi o anche uno da una parte e uno dall'altra. E poi questo anellino molto carino che è regolabile. Aspettate che vediamo. Ok, un dito in cui mi va. Molto carino con appunto come si chiama? Il lucchetto fatto a cuore.
Molto molto carino. E niente, quindi ringrazio questa ragazza e vi lascio qua sotto appunto i link del suo social. Io spero che appunto questi acquisti, queste new entry di primavera vi siano piaciute. Noi ci vediamo col prossimo video, mi raccomando di seguirmi anche su Instagram. Aspetto qua sotto i vostri commentini che io li leggo tutti e ovviamente vi rispondo. Un bacio e buona giornata, ciao!